Negli eserciti medievali, la cavalleria godeva di grande prestigio. Con essa nacquero gli ideali di nobiltà d'animo, cortesia, buone maniere. In guerra, un cavaliere valeva come 80 fanti. I cavalieri erano sempre pronti a battersi. Seguivano in guerra il proprio signore e spesso rischiavano la vita nei tornei in cerca di fama e onori. Mi chiamo Don Antonio Fernando Pacheco. Sono figlio del conte di Trastamare, vicino Coimbra. Pur essendo nobile di nascita, non possiedo terre o servi. Per questo ho dovuto abbandonare la famiglia e diventare cavaliere. Le proprietà di mio padre, infatti, saranno ereditate da mio fratello maggiore. Avrei potuto farmi monaco, pronunciare i voti di povertà e castità e vivere fra gente devota. Ma non era un'esistenza adatta a me. Che Iddio protegga la mia anima. Nell'anno del Signore 1345 lasciai il castello di famiglia in Portogallo e mi diressi verso nord. Era febbraio. Aveva appena avuto inizio la stagione dei tornei. Desideravo giungere a Königsberg entro l'inverno successivo. Volevo partecipare alla crociata bandita dall'ordine teutonico. Mi aspettavo avventure e nuovi amori. Confidavo nella bontà del Signore Onnipotente per guadagnare fama e onori. A quel tempo, anche nelle terre più remote, si incontrava il simbolo più tipico del potere feudale, il castello. In qualunque località fosse giunto, Don Pacheco, una volta diventato cavaliere, sarebbe stato accolto come ospite in uno degli innumerevoli manieri che sorgevano in Europa.